Jack G presenta i miei racconti. Sotto il tetto delle stelle. Capitolo 1. Un giorno normale. Nella piccola cittadina di Meadowville, la vita sembrava seguire la sua strada ordinaria. La famiglia di Maria e Luca, con i loro due bambini, Sofia e Matteo, conduceva una vita apparentemente normale. I mattini iniziavano con la frenesia tipica di una famiglia che si prepara per la giornata. La corsa per preparare la colazione, le risate dei bambini che echeggiavano per la casa e l'ansia latente per gli incerti lavori che attendevano i genitori. Maria, con i capelli tirati indietro in una coda di cavallo, si sforzava di mantenere l'ottimismo nonostante le pressioni quotidiane. Il suo lavoro part-time al supermercato locale era instabile e Luca, un muratore a chiamata, lottava per trovare lavori sufficienti per coprire le spese della famiglia. La piccola casa che chiamavano casa aveva una vista modesta, ma le bollette si accumulavano e il terrore di non poter permettersi l'affitto era sempre presente. I bambini, Sofia e Matteo, erano inconsapevoli delle tensioni finanziarie. Per loro la casa era un luogo sicuro, un rifugio dai dilemmi del mondo esterno. Matteo giocava con i suoi action figure sul pavimento della stanza, mentre Sofia, con i capelli intrecciati e gli occhi curiosi, si perdeva nei libri. Le serate erano un rituale familiare, una cena modesta, preparata con amore, seguita da giochi da tavolo e qualche episodio di una sitcom televisiva. In quei momenti sembrava che la loro piccola famiglia potesse affrontare qualsiasi cosa, ma dietro la facciata di normalità, il peso dell'incertezza si faceva sempre più grande. I colloqui silenziosi tra Maria e Luca alla fine della giornata erano carichi di preoccupazione. Nonostante i loro sforzi congiunti, la stabilità restava un miraggio lontano e il futuro della famiglia era sospeso nell'incertezza di un giorno normale che avrebbe potuto cambiare tutto. Capitolo 2. Lo sfratto. Quella mattina l'aria era carica di tensione, mentre la famiglia di Maria e Luca si preparava per affrontare un nuovo giorno. Le bollette accumulate come nuvole nere incombevano sul loro piccolo rifugio, mentre il timore crescente dello sfratto si faceva sempre più insopportabile. L'ansia era palpabile quando Maria aprì la busta bianca con il timbro dell'ufficio postale locale. Il suo sguardo si fece serio mentre leggeva la lettera. La notizia che temevano era diventata realtà, lo sfratto. Il cuore di Maria affondò come una pietra nello stomaco e le lacrime le sfiorarono gli occhi. Avevano solo un breve lasso di tempo per trovare una soluzione. La notizia venne comunicata a Luca, il quale, pur mantenendo la compostezza, non poteva nascondere la disperazione nei suoi occhi. Si guardarono a lungo, una connessione silenziosa che comunicava l'urgenza di agire. Avevano bisogno di trovare un modo per tenere unita la loro famiglia e il tempo scorreva inesorabile. I giorni successivi furono segnati dalla frenesia. Maria e Luca cercarono aiuto presso enti sociali e organizzazioni locali, ma le risorse erano limitate. La comunità, a cui in passato avevano a malapena partecipato, divenne il loro unico baluardo contro la tempesta che si stava scatenando. Gli amici, che non sapevano nulla della situazione, notarono l'agitazione crescente della famiglia, ma Maria e Luca mantennero il silenzio, nascondendo la vergogna dietro sorrisi tesi. Il giorno dell'udienza di sfratto arrivò troppo presto. La famiglia si presentò in tribunale, lottando per difendere la loro casa, ma le carte erano già state messe in gioco. L'avvocato del proprietario era impassibile e la sentenza fu impietosa. Dovevano lasciare la loro casa entro una settimana. La realtà dello sfratto si svelò come una tempesta inarrestabile. Maria e Luca, ormai stremati, si trovarono a dover fare i bagagli e a dire addio a quella che una volta era stata la loro casa, mentre la famiglia si preparava a iniziare un viaggio senza meta, cercando disperatamente di trovare un nuovo rifugio per sé e per i loro figli. Capitolo 3. La notte nel furgoncino. La famiglia di Maria e Luca si ritrovò improvvisamente senza un tetto sulla testa.
Avevano cercato rifugio da amici e parenti, ma la loro richiesta era caduta nel vuoto. Con il poco denaro rimasto, decisero di acquistare un'auto usata, un vecchio furgoncino che divenne il loro rifugio improvvisato. Le sere diventarono notti nella penombra del furgone. I sedili anteriori diventarono letti improvvisati e le coperte si trasformarono in difese contro il freddo pungente. I bambini, che una volta avevano dormito in stanze calde e confortevoli, si adattarono coraggiosamente alla nuova realtà. Matteo stringeva il suo orsacchiotto mentre Sofia cercava di coprirsi con la sua coperta preferita. La famiglia si stringeva l'una contro l'altra, cercando conforto nel contatto umano. Maria e Luca cercavano di mantenere alta la speranza, raccontando storie di avventure e di giorni migliori ai loro figli, mentre la realtà di quella notte nel furgone si faceva sempre più pesante. Le giornate scorrevano senza un ritmo preciso. La ricerca di cibo e luoghi per lavarsi diventò una lotta quotidiana. Maria, con occhi stanchi ma determinati, cercava di preservare un senso di normalità, cucinando pasti veloci su un piccolo fornello portatile. Luca, con la barba incolta e la fatica dipinta sul volto, faceva del suo meglio per trovare lavori temporanei che potessero sostenerli. I bambini, intanto, affrontavano le sfide della vita itinerante con un coraggio che colpiva al cuore. La scuola divenne un rifugio, un luogo dove potevano sfuggire alle difficoltà della loro vita quotidiana. Ma il segreto della loro situazione li avvolgeva come un'ombra costante. Sofia e Matteo, una volta spensierati, si trovavano ora a nascondere la verità ai loro compagni di classe per paura del giudizio. Le notti nel furgone diventarono il nuovo normale, mentre la famiglia cercava di tenere accesa la fiamma della speranza sotto il cielo stellato. La vita sociale si era trasformata in una serie di sfide, eppure, in mezzo a tutto il buio, c'era ancora un bagliore di resilienza che illuminava la loro strada incerta. Capitolo 4. Maschere sociali. La vita sociale della famiglia si trasformò in un intricato balletto di maschere, ognuna indossata con l'intento di nascondere la difficile realtà che stavano vivendo. Mentre la piccola comunità di Meadowville continuava a seguire la sua routine quotidiana, la famiglia di Maria e Luca si ritrovò costretta a celare la propria lotta dietro un velo di normalità. I bambini, Sofia e Matteo, si trovavano al centro di questa complicata danza. All'inizio cercarono di mantenere la solita spensieratezza, ma la paura di essere giudicati li costrinse a nascondere il segreto che tenevano nel cuore. I giochi nel cortile della scuola diventarono un teatro di maschere, dove ridevano con gli amici ma si ritiravano in un silenzio imbarazzato quando venivano fatte domande sulle loro vite. Maria e Luca, nel tentativo di proteggere i loro figli, si sforzarono di mostrare un volto coraggioso di fronte agli altri. Alle riunioni scolastiche e agli incontri con i vicini, cercavano di mantenere un'apparenza normale, ma la paura di essere scoperti li faceva agire con una cautela che non avevano mai conosciuto prima. La vergogna si insinuò tra loro come un'ombra persistente. La famiglia evitava gli sguardi curiosi dei vicini, cercando di sfuggire alle domande sulla loro situazione. Maria, una volta socievole e aperta, si ritirò in se stessa, cercando di nascondere la tristezza che si nascondeva negli occhi. Le lunghe notti nel furgone lasciavano tracce sempre più evidenti sulla famiglia. I vestiti logori e gli sguardi stanchi raccontavano una storia che nessuno sospettava. La comunità, ignara della lotta che si svolgeva dietro le porte chiuse del furgoncino, continuava a vivere le sue giornate senza rendersi conto del dramma silenzioso che si svolgeva sotto il loro stesso cielo. In un mondo che sembrava estraneo, la famiglia di Maria e Luca cercava di mantenere la propria umanità, di resistere sotto il peso delle maschere che indossavano. Nel tentativo di proteggere il loro mondo interiore, si trovarono sempre più soli, intrappolati in una danza senza fine tra la verità e l'illusione sociale. Capitolo 5. Sotto il tetto delle stelle. Il peso della vita sulla strada cominciò a farsi sentire sempre di più sulla famiglia di Maria e Luca.
Le pressioni economiche minavano la fiducia di Luca, un tempo carico di speranza, mentre Maria lottava con la sensazione di impotenza di fronte alle avversità. La famiglia, un tempo unita e forte, si trovava ora a dover affrontare le incertezze della vita sotto il tetto di un vecchio furgoncino. Luca, con lo sguardo perso nel vuoto, rifletteva sulla sua incapacità di fornire una vita stabile per la sua famiglia. Le giornate passavano senza una direzione precisa e il suo spirito si spegneva lentamente. Il rumore del traffico cittadino diventava il sottofondo della sua disillusione. Maria, invece, cercava di mantenere una fiamma di speranza viva. Nonostante le difficoltà, lei continuava a cercare lavori temporanei, a coltivare la speranza di un futuro migliore per la sua famiglia. Tuttavia la stanchezza nei suoi occhi tradiva la dura realtà che affrontava ogni giorno. I bambini, Sofia e Matteo, crescevano in fretta in mezzo alle difficoltà. La scuola diventava il loro rifugio, un luogo dove potevano temporaneamente dimenticare le preoccupazioni e le sfide della vita itinerante. Matteo, con il suo coraggio infantile, cercava di fare del suo meglio per sostenere la famiglia, mentre Sofia, più consapevole della situazione, cercava conforto nei libri e nei sogni di un futuro diverso. La famiglia si ritrovò a dover fare i conti con la perdita della loro vita sociale. Gli amici erano diventati estranei e la comunità sembrava averli dimenticati. La loro lotta quotidiana era nascosta agli occhi del mondo, eppure sotto il cielo stellato delle notti senza fine, la famiglia cercava di ricostruire le proprie vite frantumate. Il vecchio furgoncino divenne un simbolo della loro resilienza. Sotto il tetto delle stelle, la famiglia di Maria e Luca cercava di trovare un senso di normalità. La solidarietà tra di loro si rafforzò e insieme, giorno dopo giorno, cercarono di affrontare le sfide della vita itinerante con coraggio e speranza. Sotto quel cielo notturno intriso di stelle che sembravano vegliare su di loro, la famiglia cercava di costruire un futuro migliore, un passo alla volta, sotto il tetto delle stelle. La storia di questa famiglia è un grido di aiuto, un appello alla società che spesso ignora le sfide affrontate da coloro che lottano per sopravvivere. È un richiamo a una maggiore empatia, solidarietà e comprensione per coloro che si trovano in situazioni difficili, cercando di ricostruire le loro vite frantumate nelle strade della vita. Grazie a tutti coloro che hanno seguito con cuore aperto la storia di Sotto il tetto delle stelle, sul canale I miei racconti. Questo viaggio emozionante non sarebbe stato possibile senza il vostro supporto e la vostra connessione con la narrazione. Un ringraziamento speciale va a chi ha condiviso le proprie esperienze, commentato con gentilezza e offerto parole di incoraggiamento. La forza della comunità è ciò che ha reso questa storia ancora più significativa. Un grazie sentito a chi ha contribuito alla realizzazione del video, dalla produzione alla pubblicazione. Ogni sforzo e dedizione hanno contribuito a portare questa storia alla luce. Infine, grazie alla famiglia di Maria e Luca per averci permesso di esplorare le loro sfide. Il dolore, la forza di combattere sempre e comunque, le loro vittorie e la loro resilienza. Questo racconto è un tributo a tutte le persone che lottano nelle ombre e speriamo che ispiri riflessioni e empatia. Continuate a seguire I miei racconti per nuove avventure e storie che cercano di toccare il cuore e stimolare la mente. Grazie per essere parte di questa meravigliosa community di narratori e ascoltatori.